Dunque, come è iniziato tutto? Beh, è iniziato, vediamo. Io stavo lavorando in quegli anni a Canale 5, a un'edizione di Popcorn che presentavo insieme ad altri, tra cui c'era anche Carina Huff e l'ex mitico Mauro Micheloni, che non so se lo ricordano, però eravamo noi lì a fare questa cosa bellissima dove abbiamo incontrato i cantanti. C'è venuto il primo Vasco Rossi, insomma, venivano tutti quelli strani vestiti da robot, non mi ricordo neanche come si chiamano, poi Village People, insomma, circolavano di tutti. Beh. E già che ero a Milano, io ne venivo dalla Scuola del Teatro Stabile di Genova, frequentavo saltuariamente il Derby Club, che era una specie di Zelig di quei tempi, non televisivo, ma a cui erano passati tutti, da Iannacci, Boldi, insomma, chi faceva cabaret doveva passare per forza dal mitico Zelig lì. Ogni tanto mi esibivo, poi ho fatto una specie di concorso che era il Cabaret d'Oro, per cui siamo andati in finale a Ischia, io, Paolo Rossi e Mauro Di Francesco, e lì mi hanno visto, notato a mia insaputa e vanzina. Tornato a Milano, ricevo una telefonata, ovviamente sul telefono fisso di Canale 5, perché i cellulari non c'erano, mi dicevano che mi volevano per incontrarmi per un film. D'accordo, io allora prendo, parto per Roma. Il produttore esecutivo era Claudio Bonivento, che mi dà appuntamento in un suo albergo romano. Io arrivo in questo albergo, mi pare che fossero tipo le 2-3 del pomeriggio. Mi dice: senti, aspettami mezz'oretta, esco un attimo e torno. Non c'erano i telefonini, ripeto. Allora l'ho aspettato fino alle 9 di sera, chiuso in quella stanza d'albergo, sfogliando copioni, c'era di tutto, contratti, a Jerry Calava, Tantuono. Insomma, voglio dire, io ero un ventenne abbastanza, non dico ingenuo, però insomma mi ritrovavo in mezzo a tutte questa mitologia, no, del mondo dello spettacolo vero. Anche, vabbè, a un certo punto ritorna a Bonivento come se nulla fosse dopo le sue 8-9 ore di assenza, dice: bene, andiamo a cena, dove c'erano, a questa cena c'erano tutti, vabbè, c'erano ovviamente i Vanzina, c'era, mi ricordo, Franz Di Cioccio, il batterista della PFM, che si è occupato poi delle musiche Sapori Mari, doveva esserci l'arrettore, però ha dato palco in quel momento, e altri di cui non ricordo neanche il nome. Parlano insomma tra loro, si parla di questo film, insomma è stata la prima serata veramente, che ne so, proprio topica, ecco, dove tutto è iniziato. Poi il giorno dopo sono andato a casa di Enrico, c'era anche il povero Carlo, e lì mi hanno parlato di questo film, fatto vedere il copione, dicendo di cosa si tratta, e chiedendomi anche se secondo loro era affidabile questa ragazza con cui stavo lavorando a Canale 5, che era Carina Huff. Figurati, lo chiedevano a me, ero già poco affidabile io, però sono contento di questa richiesta. Ho detto sì, tra l'altro era una cara amica, per cui niente, tutto è iniziato lì. Poi ci siamo visti sul set. Insomma, l'ho stretta molto la cosa, però potete immaginare quanto fosse ampia, dal viaggio da Milano a Roma in treno, dicendo chissà che cosa mi succederà, a tutto il resto che è venuto dopo, alle persone che ho incontrato. Insomma, lì è dato tutto. Dopodiché ci siamo visti per una prelettura, mi pare, sempre negli uffici dei Vanzina, e poi abbiamo iniziato la prima scena. Ricordo che abbiamo girato la primissima, perché ovviamente non si gira nella sequenza della sceneggiatura, è stata la scena del cinema dove io e Selvaggia, Isabella Ferrari, ci rimettiamo insieme dopo tutto quello che era successo. Mi pare, sì, la prima è stata quella, poi tutto di conseguenza le varie incursioni nel mare di Fregene, perché in realtà si parla di Viareggio, la capannina, Forte dei Marmi, anzi non capannina, ma in realtà abbiamo girato sulla spiaggia di Fregene, perché era molto più comodo dal punto di vista logistico, chiaramente attaccata a Roma, invece spostare la troupe, anche perché il primo Sapori Mari è stato un film a basso costo, anche per quanto riguarda gli attori. Il 2, dove non c'entravano poi più i Vanzina, se non per una collaborazione alla sceneggiatura, credo, e ovviamente al soggetto, invece è stato un budget molto ricco, visto il successo del primo, che era una scommessa, non ci credeva quasi nessuno. Il primo a non crederci, ricordo, fu Gino Paoli, difatti la canzone Sapore di Sale, la canzone così, non c'è nel primo, ma c'è nel secondo. E nel primo non hanno avuto neanche l'autorizzazione a chiamarlo Sapore di Sale, difatti l'hanno chiamato Sapore di Mare.
Nel primo invece ricevo schiaffio da tutti, prima da Virna Lisi quando scopre quello che andavo a dire in giro e poi da Jerry Calà quando scopre che gli avevo raccontato un sacco di palle. Jerry Calà che aveva appena preso degli schiaffoni da Virna Lisi. Devo dire la verità, Virna Lisi, essendo un'attrice, un metodo Actor Studio, gli schiaffi li dava per davvero. Per cui insomma è stata una scena molto realistica, riporto, non dico ancora le conseguenze, però per qualche giorno sì. Invece Jerry Calà non veniva dall'Actor Studio, ma per suo sadismo personale li ha dati davvero, perché insomma era così. Per cui insomma, ne sono uscito da quella giornata abbastanza pesco, però insomma divertente.